Buonasera e ben ritrovati all'aggiornamento Covid. La scorsa settimana abbiamo saltato perché non c'erano delle importanti novità. Anche questa settimana, se vogliamo, non siamo messi nella situazione del Covid preoccupante, ma siamo al solito caso in isolamento di una signora che appunto aveva avuto sintomi già dal mese di marzo e che si sono, facendo poi l'analisi sierologica, si sono rivelati adesso. Ci sono altre quattro persone in contatto stretto, quindi in isolamento, in quarantena, ma niente di preoccupante. Diciamo che la novità di oggi è la riapertura ai parenti della nostra residenza sanitaria anziani, Madre Teresa di Calcutta, che si è finalmente dato corso a un periodo di prova, chiamiamolo così, di riapertura per l'accesso ai parenti. La struttura aveva avuto in settimana scorsa due casi di persone che si erano alzate, due degenti che avevano la temperatura corporea un po' alzata e sono stati posizionati in isolamento in quella camera che già era stata predisposta per eventuali casi Covid. La temperatura è scesa, il tampone è stato fatto, negativo, per cui gli ospiti sono ritornati ancora in reparto e quindi non abbiamo nessun ospite, neanche casi sospetti. Come verrà la visita dei parenti? Innanzitutto bisognerà prenotarsi, massimo saranno due parenti per ospiti che potranno entrare attraverso un percorso dedicato. È stato con la direzione sanitaria, hanno elaborato un protocollo che prevede appunto che questi parenti entrano dalla parte del cancello carrabile, si portano a un certo punto dove verranno dotati di mascherine, dovranno comunque avere le mascherine, materiale per la pulizia, verrà misurata la febbre, i soliti controlli di routine, dopodiché sempre con un operatore ASL verranno accompagnati dove ci sarà il parente, l'ospite. L'ospite sarà dietro a un tavolo, una protezione di plexiglass, non potranno naturalmente toccarsi parenti e degenti. Il colloquio sarà massimo di 20 minuti e potranno poi, dopo ci rimangono ancora 10 minuti per disinfettare, per sanificare tutto quello che è stato l'incontro e quindi i parenti se ne potranno andare. E quindi ogni 30 minuti quindi ci sarà questi ingressi. Gli ingressi saranno durante la settimana, dal lunedì al sabato, non si potrà fare la domenica perché abbiamo carenza di personale ASA. Non si potranno fare la domenica, comunque diciamo che dal lunedì al sabato saranno dalle 10 alle 11:30 e dalle 15 alle 18 del pomeriggio. L'incontro verrà all'aperto, quindi in uno spazio sotto il tendone dove c'è appunto protetto dal sole e quant'altro. Saranno comunque in condizioni appunto all'aperto e quindi non soggetti a pericolo. Ci sarà appunto questo percorso stabilito dove i parenti verranno accompagnati e poi verranno riaccompagnati all'uscita. Ecco, speriamo questo di poter dare quella soddisfazione ai nostri ospiti, perché effettivamente si cominciava a soffrire un po' la lontananza dei parenti. Erano comunque assistiti da psicologi e venivano comunque così aiutati in questo passaggio, però il fatto di poter rivedere il parente è comunque una cosa positiva. Naturalmente in caso di cattivo tempo l'ospite rimarrà all'interno della struttura, alla vetrata, e quindi ci si potrà solo vedere e parlare per quello che sarà possibile parlare, perché comunque se non possiamo permetterci, se c'è un temporale, se sta piovendo, di portare l'ospite all'esterno, che comunque il parente rimarrà all'esterno della struttura perché non può entrare. Diciamo che in via sperimentale il mese di luglio, vediamo un po' come vanno le cose. Speriamo che non succeda nulla e che quindi si possa continuare anche nel periodo di agosto e in seguito anche. Altro argomento, parco giochi di Via del Cavo. In Via del Cavo è stato riaperto, visto che è frequentato, però abbiamo una situazione dei nostri giochi non molto
è stato fatto un intervento di manutenzione, ma abbiamo visto che sarà possibile sostituire una buona parte di questi giochi. Cominciamo quantomeno dal parco di Via del Cavo, a rinnovare un po' i giochi che purtroppo sono un po' vecchi, quelli che noi abbiamo oggi. Quindi sicuramente pensiamo, almeno entro il mese, l'inizio di agosto, di dotare di nuovi giochi questo parco. Gli altri parchi naturalmente rimangono chiusi, ma abbiamo già visto cosa si potrà fare e quando si potrà aprire. Non prima sicuramente del posizionamento delle telecamere di controllo. Oggi è stato fatto anche la segnaletica in Via del Cavo, no? Non è finita la Via del Cavo, cioè l'ultimo tratto dobbiamo ancora finire i lavori, però quantomeno se voi andate in Via del Cavo vedete oggi come sarà la struttura, cioè pista ciclabile, sede stradale, parcheggi, passaggio pedonale, quindi protezione anche per i pedoni. Manca ancora il rallentatore che dovrà essere eseguito all'ingresso del parco e manca naturalmente di finire l'ultimo tratto. Per quanto riguarda l'impianto semaforico, poi verrà installato. Per quanto riguarda invece l'impianto semaforico che era stato previsto in via Colombo per rallentare il traffico proveniente da Milano, diciamo così. Non verrà installato il semaforo come inizialmente si pensava, ma abbiamo avuto un incontro la settimana scorsa con i responsabili della provincia di Milano, della città metropolitana di Milano, e abbiamo stabilito di fare una piattaforma rialzata. Che cos'è questa piattaforma rialzata? Porteremo per un tratto della sede stradale tutto l'incrocio di via Colombo, lo porteremo a un'altezza di circa 10 centimetri, quindi se uno viene da Milano e supera la velocità dei 50 km/h, probabilmente ci lascia gli ammortizzatori. Quindi verrà rialzato, per un tratto rimarrà rialzato e poi ci sarà il ribasso. Questo, secondo appunto i responsabili della provincia di Milano, che mi consentiranno appunto di poter fare questo tipo di intervento, sicuramente avremo dei risultati positivi anche sul rallentamento di questa strada. Non è detto, non se ne è escluso, che magari non si possa fare più avanti dove c'è la piazza. Stiamo studiando anche questo dove c'è la banca, però questo è ancora in itinere, non posso ancora darvi la conferma perché dobbiamo valutare bene come si può realizzare. Sicuramente che questo ci permetterà di rallentare e di mettere un po' in sicurezza la gente che esce dalla chiesa, anche se c'è quell'area del sagrato che non è transitabile dalle macchine, però ci permetterà sicuramente di dare maggiore sicurezza anche a chi si reca in chiesa. L'ultima notizia è che mercoledì sera ci sarà consiglio comunale alle ore 21. Anche questa volta non possiamo far entrare il pubblico, quindi verrà trasmesso in streaming sul sito Facebook del Comune di Monteviscontri. Quindi basta collegarsi al Comune di Monteviscontri, chi vuole può assistere in diretta anche al consiglio comunale di mercoledì prossimo. Credo di aver dato tutte le ultime informazioni, ringrazio per l'attenzione, faccio sempre le solite raccomandazioni, la mascherina è ancora obbligatoria, quindi bisogna andare ancora con la mascherina, purtroppo domenica a Ticino mi hanno detto che la mascherina era tabù, non ce n'era per niente, prenderemo sicuramente dei provvedimenti, non penso di chiudere ancora la spiaggia, ma se questo non cambia, evidentemente sarà il caso forse di chiudere ancora di nuovo il tratto del Ticino. Grazie e arrivederci a tutti.